Qual è la goccia che ha fatto traboccare il vaso e prendere questa decisione delle dimissioni? Delle nostre dimissioni è stata senz'altro un'ingerenza che non ci aspettavamo. Da parte di chi? Ovviamente di alcuni esponenti della Giunta, e questo non può la politica interferire con le scelte di una società, ma di qualsiasi società, non di ATAC. Per cui una volta fissate le linee guida, poi ci deve essere un'autonomia ovviamente delle società, ed è quello che ha detto il professore inizialmente, quindi vorrei se aggiunge qualcosa a lei. Quella è stata la goccia veramente che ha fatto traboccare il vaso. Ognuno poi si prende le proprie responsabilità, e non sto mica dicendo qualcosa contro qualcuno. La governance deve essere di fiducia dell'amministrazione. Noi abbiamo fatto il nostro meglio. È giusto che Roma Capitale scelga qualcuno al posto nostro. Non vedo perché no. Non trovo nulla di scandaloso fare una cosa del genere. Qualcuno mi etichetta in un campo politico. Allora, se io fossi in un campo politico non mi avrebbero chiamato né a fare la Torino-Lione, che sono riuscita ad aprire e ad iniziare anche sul territorio italiano, non mi avrebbero chiamato in Expo e non mi avrebbero chiamato qui. Io sono un tecnico, come lo è il professor Brandolese, io non ho nessuno schieramento politico. Una domanda che qualcuno della Giunta Capitolina mi ha fatto, dice: ma noi siamo del Movimento 5 Stelle. Dico: guardate, per me voi siete Roma Capitale, per me che voi siate del Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, PD o chi che sia, a me poco importa. Io devo fare il bene di ATAC e quindi di chi utilizza i mezzi pubblici della città di Roma. Che azienda lascio? Un'azienda in cui abbiamo messo in evidenza una serie di problemi pregressi che sono stati in parte avviati a soluzione, in parte, come ha detto il direttore generale, portati alla magistratura perché esulavano dalle nostre possibilità. Lasciamo un'azienda che, se può proseguire sulle linee che sono state impostate, può soddisfare le esigenze della cittadinanza romana. Se, come dicevo, vengono messi in discussione i fondamenti del piano industriale che abbiamo appena approvato, ho fortissimi dubbi che questo possa essere mantenuto, che quindi possa essere mantenuta la solidità dell'azienda e quindi il servizio nei confronti dei cittadini, ed è questo punto che personalmente mi ha convinto a dimettermi. Siete riusciti a comunicare la vostra decisione al sindaco Raggi? Noi ci abbiamo provato, il professore anche in mia presenza ha provato, ma abbiamo provato più volte, ma evidentemente in queste giornate gli impegni in Campidoglio erano tali per cui non siamo riusciti, con rammarico, a esporre personalmente, e quindi abbiamo trasmesso le nostre dimissioni formalmente. Va detto che proprio il primo giorno noi abbiamo consegnato a mano al sindaco una lettera in cui mettevamo a disposizione il nostro mandato, ovviamente. Non era una dimissione, era il fatto che doverosamente si ritenevano di doverci sostituire, noi eravamo disponibili, però non di più ovviamente. Che posso dire è augurare i 5 anni di legislatura all'attuale amministrazione capitolina e di augurare a chi ci succederà un maggior successo rispetto a noi. Non vedo perché no, è il bene della città, signori. E questa governance di ATAC si augura che Roma abbia dei trasporti pubblici efficienti.